questo consiglio noi abbiamo portato avanti una interpellanza per una problematica che seguiamo da tempo, quella dello spreco alimentare. Esiste un paradosso nella nostra società: da una parte una povertà alimentare crescente, 5 milioni di persone nel 2015 in Italia sono stati al di sotto della soglia alimentare, e dall'altra parte milioni di tonnellate di generi alimentari vengono buttate via. Questo perché non è facile, soprattutto per la grande produzione, rigenerare o comunque conferire queste eccedenze alimentari a chi queste eccedenze le raccoglie e le distribuisce ai poveri, come il banco alimentare, come l'emporio sociale. La legge Gadda, che è stata approvata quest'estate e che è stata presentata anche dall'onorevole Gadda qui alcune settimane fa, pone una soluzione legislativa estremamente importante per risolvere questo problema. Cioè, intanto definisce i ruoli dei volontari, definisce che cos'è un'eccedenza alimentare, quanto si può conservare un cibo, ma soprattutto prevede degli sgravi fiscali per le grosse aziende che invece di buttare via il cibo in eccedenza lo portano a queste strutture. Quindi noi abbiamo chiesto all'assessore di avere coraggio, che è il momento di applicare questa legge alla realtà valdostana, una realtà che sempre attraverso il banco alimentare, i volontari eccetera, sta molto sensibile a questo problema, di questo paradosso. Per quello che riguarda il quadro politico generale, è chiaro che siamo in una fase di assestamento, di preparazione anche tanto al bilancio, ma soprattutto poi agli appuntamenti elettorali, per cui i vari schieramenti cercano di organizzare, cercano di vedere quali sono i punti comuni e quali sono i programmi comuni. Beh, l'elemento centrale che mi ha coinvolto in questo consiglio riguarda la realizzazione degli interventi di ristrutturazione presso il grattacielo basso al quartiere Conie, un provvedimento che noi abbiamo perseguito fortemente perché nel contempo abbiamo ricevuto anche un contributo statale di 932.000 euro. In accordo con il Comune di Aosta, con il quale ci siamo confrontati più volte, in accordo con l'ARER, abbiamo definito che il grattacielo basso sarà ristrutturato con le risorse statali e che molto presto potremo avere, suddividendo anche in più lotti, potremmo avere i 24 alloggi pronti da assegnare alle graduatorie. Va anche detto che l'obiettivo futuro sarà quello di abbattere le Fresia Basse e le Gazzera per poter iniziare il percorso che va a determinare nuovi insediamenti di edifici al quinto lotto. Questo è un percorso programmatorio importante per le politiche della casa in Valle d'Aosta e soprattutto per la città, che in questo momento è ancora un po' sofferente. Va anche sottolineato che in questi mesi si stanno assegnando gli alloggi del quarto lotto e del contratto di quartiere 1, quindi sarà un bel respiro, sono obiettivi raggiunti, obiettivi che abbiamo perseguito per più anni, ma che alla fine renderanno alle famiglie la giusta soddisfazione. Un consiglio regionale, questo intermedio, nel senso che ci stiamo preparando al consiglio importante che sarà quello del bilancio del 18 di dicembre, quindi questo è un consiglio regionale caratterizzato da una robusta attività ispettiva, sono numerose le iniziative dei colleghi di minoranza che hanno fatto delle interpellanze su vari argomenti che non sto in questo momento a rievocare. Ora siamo in una fase di approvazione di alcune leggi, di modifica di altre, quindi da questo punto di vista direi che il dato di fondo è un dato di tipo politico. Noi stiamo lavorando per perfezionare l'alleanza in vista delle politiche, delle elezioni politiche. D'altro canto stiamo ragionando da un punto di vista politico anche la definizione dei criteri per la formazione delle liste per le regionali. Per il resto, come ho detto, siamo impegnati nella discussione all'interno della commissione competente sul bilancio, un bilancio che abbiamo presentato la settimana scorsa, un bilancio che vuole segnare un'inversione di tendenza nella disponibilità delle risorse, un bilancio più robusto,
rispetto agli anni scorsi, nel senso che minore è per il 2018 l'accantonamento a favore dello Stato italiano. Questo permette alla Regione certamente di avere più risorse e di poterle destinare in diversi settori. Quindi alcune, avremo modo di parlarne, ma alcune tracce sul bilancio direi è un segnale importante di investimenti a favore del territorio, a favore del lavoro, a favore degli enti locali, quindi in questo senso c'è un'inversione di tendenza robusta rispetto agli anni scorsi. Quindi questa è l'attualità di oggi, continua il lavoro di preparazione all'interno della Commissione consiliare competente sul bilancio. Nella giornata di domani sono previste delle audizioni con Finaosta e con la Chambre, proprio in vista dell'attenzione continua e costante che cerchiamo di avere nei confronti delle categorie economiche. Questa è la sintesi del lavoro di questi giorni. Buongiorno a chi ci ascolta. Sono due giorni di un consiglio che è ricco di iniziative da parte della minoranza, che hanno un po' spaziato su tutto quello che è quelli che sono i problemi e le difficoltà della nostra regione. E il consiglio è iniziato nel prendere atto dello stato di crisi del comune di Valtournanche e ha prontamente posto il rimedio a questa crisi nominando un commissario che a nostro avviso ha tutte le possibilità e le capacità di governare nel modo migliore questo passaggio di transizione. Oggi affrontiamo invece delle leggi tecniche, delle leggi che sono molto importanti dal punto di vista tecnico-finanziario, soprattutto quello che è in discussione in questo momento, perché prevede sostanzialmente poi delle migliorie fondamentali alla legge 20, quella che avevamo approvato l'anno scorso alla quasi unanimità del Consiglio e che si proponeva di intervenire aumentando la trasparenza nella gestione delle partecipate e delle controllate regionali. Era una legge complessa, una legge travagliata, una legge su cui si è inserita anche la legge Madia dell'anno scorso, per cui era necessario apportare delle modifiche per renderla più facilmente gestibile da parte di chi poi deve applicarla, cioè dai consigli di amministrazione. Sono state apportate queste modifiche, speriamo che la cosa non richieda ulteriori modifiche, anche se è un'eventualità che ci può stare, perché sono leggi, come ripeto, che entrando nel vivo della gestione delle società possono essere migliorate in qualsiasi momento. In questa legge ci sono poi due provvedimenti estremamente importanti, e cioè il finanziamento della nuova funivia del Crest e la proroga della fideiussione da parte della Regione all'indebitamento bancario del Casino della Valle. Questi due provvedimenti permetteranno a queste due importanti partecipate di programmare il loro futuro in un modo efficace ed efficiente. Come gruppi di minoranza abbiamo presentato una risoluzione che chiede al governo regionale di farsi promotore con gli amministratori del tunnel del Gran San Bernardo di un allungamento degli abbonamenti di chi ha l'abbonamento per il tunnel, sia diciamo valdostano che valesan, di un allungamento del periodo uguale alla durata della chiusura del tunnel. Crediamo che in questi mesi sicuramente i disagi per questa chiusura si stanno facendo anche pesanti, siamo sotto le vacanze di Natale e per quanto adesso il mercatino di Natale stia in qualche modo sopperendo a questa grave problematica, riteniamo che sia importante dare un segnale chiaro di in qualche modo disponibilità ad andare incontro a questo disagio. Nello stesso tempo chiediamo anche qualche corsa forfettaria in più, non so, sugli abbonamenti da 10 corse potrebbero essere 2 corse in più, su quello da 20, 5, proprio per in qualche modo favorire il ritorno sia in Valle d'Aosta che in Svizzera, comunque il ritorno al Gran San Bernardo.
In questo consiglio ho portato alcuni temi come la questione della crisi del self, la questione della farmacia dell'ospedale che stenta ancora a riaprire e che è sempre più urgente, una richiesta di una delucidazione sul fatto se anche in Valle d'Aosta, come in altre regioni d'Italia, si erano rilevati livelli anomali di ruthenio, che è un metallo nucleare, livelli anomali che l'assessore ci ha rassicurato non sono stati rilevati. Ho portato anche una mozione per la riapertura del campo da basket di via Antica Zecca, perché penso che avere degli spazi pubblici dove i giovani possano fare dello sport in compagnia siano importanti. Ho portato ancora la mozione sul fiscal compact, perché è la causa prima del fatto che noi dobbiamo, del fatto che lo Stato ci trattenga dei soldi alla fonte e che quindi noi abbiamo meno soldi per investire nella spesa pubblica. Ma ho portato una serie di temi che tutti insieme riguardano in un modo o in un altro le esigenze delle persone. Altri temi che ritengo importanti sono stati, per esempio, la questione della delibera sui mutui prima casa. È stato fatto rilevare come una delibera modificata che era stata presentata dal governo precedente, modificata da quello attuale, potrebbe aver come dire, agevolato una richiesta di mutuo di un componente dell'attuale giunta. Questo, se fosse vero, non sarebbe, come dire, una cosa molto normale, anzi sarebbe una cosa davvero grave. Quest'ultimo consiglio è stato un consiglio sui generis, abbiamo avuto tantissime interrogazioni e interpellanze. C'è la legge di variazione di bilancio, una legge che sposta 20 milioni ma che di fatto non fa nessuna variazione sostanziale, stiamo aspettando ancora il bilancio vero e proprio che arriverà nel prossimo consiglio. Si dovrà parlare ancora, è in corso la discussione sul documento di economia e finanza, sul DEF regionale, che di fatto è un documento del tutto inutile, è arrivato troppo tardi con tante questioni che non sono affrontate, tante cose che sono da libro dei sogni, no? Faremo questo, faremo quello, faremo quell'altro, ma in sostanza che cosa sta avvenendo fuori? Sta avvenendo fuori un paio di cose. La prima, vabbè, la finanziaria sarà una finanziaria elettorale, quindi un po' di soldi distribuiti a destra e a manca soltanto per fare un po' di voti, come accade sempre in tutte le finanziarie di fine legislatura, e un po' di sana campagna elettorale fatta in aula dai diversi gruppi che cercano in qualche modo di accaparrarsi ancora qualche voto. Che cosa altro aggiungere? Questo consiglio è un consiglio, diciamoci la verità, ormai sta diventando una noia. È inutile, è dannoso e non affronta i veri problemi, o li affronta in piccolissima parte rispetto a quello che accade. Purtroppo è così, spero che la prossima legislatura le cose cambino, anche se ho poche speranze su questo. In questi giorni stiamo discutendo in Consiglio regionale molte iniziative proposte dalla minoranza sulle quali noi rispondiamo puntualmente. Prepariamo evidentemente il percorso che fra due settimane ci porterà alla discussione nel bilancio regionale. Noi abbiamo anticipato il nostro impegno in alcune questioni fondamentali che verranno poi rappresentate nel bilancio. La prima questione è il rilancio degli investimenti sulle attività produttive, investimenti sull'occupazione, investimenti sugli insediamenti per quanto riguarda la parte delle attività produttive. Siamo pronti a finanziare una norma che a breve troverà probabilmente la sua realizzazione, che verrà presentata nelle commissioni consigliari competenti sulla mobilità elettrica e sostenibile, e una delle operazioni che abbiamo portato credo a compimento ed è l'inizio di un percorso interessante
la candidatura, l'inizio dell'iter della candidatura UNESCO del Monte Bianco e ricompresa anche questa voce all'interno del bilancio regionale per renderla concreta e per poterla realizzare. Una parola sola riguardo ai lavoratori della SELF, che è questione oggetto della SELF di CAR, questione oggetto di una specifica interpellanza e interrogazione. Noi siamo vicini ai lavoratori, garantiamo la nostra piena vicinanza, contrariamente a quello che dice l'opposizione, abbiamo, nel rispetto ovviamente dei ruoli, sentito tutte le parti in causa, comprese le organizzazioni sindacali nazionali, faremo il possibile, senza però promettere la luna, perché non è nelle disponibilità della politica intervenire in maniera non consona all'interno dei processi produttivi, ma faremo quello che ci è concesso.